con nessuno. E un mio amico mi ha risposto: non fare così. La situazione della musica a Genova è una situazione complicata. È complicata perché non esiste il pubblico che segue le band che propongono musica propria, e questo mette in difficoltà i gestori dei locali. A Genova in più abbiamo qualche difficoltà legata alle strutture, i locali che hanno la forza e la voglia di ospitare le band che fanno rock sono pochi, chi fa musica propria è chiaramente penalizzato. La cosa molto interessante che succede qua a Genova, e non so se succede, cioè immagino che sia anche da altre parti, è che proprio per queste difficoltà sono nate alcune risposte assolutamente belle. Io personalmente mi sono occupato insieme all'associazione Metrodora di organizzare un festival che cercasse di in qualche modo alleviare le pene dei musicisti genovesi. Abbiamo allestito un super palco, facciamo promozione investendo tantissimi soldi, allestiamo camerini, creiamo il contorno ai concerti con scenografie, presentazioni. Cerchiamo in qualche modo di creare un evento che permetta alle band genovesi di trovarsi in una situazione di, tra virgolette, difficoltà. 2000 persone di pubblico, un palco che in qualche modo mette anche un po' in soggezione, perché senza episodi di questo tipo i musicisti a Genova rischiano un pochettino di non avere occasione di crescita. Si cerca di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. I musicisti danno la colpa agli organizzatori delle serate piuttosto che ai direttori dei locali, e i direttori dei locali non sono contenti più delle volte per come va la serata. Poi i problemi sono molteplici. C'è chi può dire che la serata non è organizzata bene, c'è chi può dire che i musicisti non sono trattati come dovrebbero. Dal mio punto di vista è facilmente un concorso di colpa, nel senso, vero che l'organizzatore delle serate molto spesso non ha la più pallida idea di come debbano essere organizzate, e ci si aspetta alla fine dai gruppi che portino i loro amici a spendere i soldi per poter suonare nei locali, e questo non dovrebbe essere, e questa non è una cosa giusta, perché comunque non è giusto che un mio amico paghi il fatto che io faccio un musicista. Il gruppo dovrebbe essere un valore aggiunto che il locale dà a se stesso, con la capacità di organizzare una bella serata, che è questa però è competenza a livello esecutivo poi della band. Per cui se un gestore di un locale vuole organizzare una serata di musica live per far ballare la gente, allora bisogna che il musicista sia in grado tecnicamente e esecutivamente di far ballare il pubblico. Se no è come chiamare un idraulico per riparare il lavandino e lui ti smonta il water. Cioè io ti chiamo per fare un lavoro e tu quel lavoro devi fare. Giustamente alla fine di quel lavoro tu devi essere pagato quello che è giusto che tu sia pagato, né di più né di meno. Io parto dal presupposto che tutti meritano qualcosa. Nessuno deve fare niente gratis, sicuramente. Cioè, dopo le mie possibilità sono di un certo tipo. Non posso chiamare un gruppo e pagarlo 2.000 euro, 3.000 euro. Cerco di stare nel... Però io penso che veramente... anche se la serata va male così, devo corrispondere qualcosa a qualcuno, per la sua professionalità, diciamo. Fa parte del rischio della serata l'avere o non avere gente. È pubblicizzato con dei volantini, è pubblicizzato sul giornale locale, al venerdì, per il sabato, oppure nei negozi specifici, tipo musica porti i volantini, negozi di dischi porti i volantini, così. Pubblicizzato per quello, poi tanta gente nel giro conosce chi suona, il gruppo che può tirare o meno, bello meno male lo capisci, lo sai. Un aspetto di cui nessuno tiene mai conto è quello delle spese che ogni musicista deve sostenere mensilmente. Facendo una media per una classica band di tre elementi, si può dire che un chitarrista cambia le corde almeno due volte al mese, e per avere un buon suono il bassista fa lo stesso. Il batterista si trova a cambiare le bacchette circa 5 volte al mese e la pelle del rullante una volta. Aggiungiamo poi la spesa annuale di manutenzione degli strumenti, piatti, pelli, cavi e altro, rateizzandola mensilmente.
aggiungiamo il costo della sala prove considerando una sola prova di 2 ore a settimana, ed infine le lezioni del proprio strumento una volta a settimana. È chiaro a questo punto che per coprire solo le spese ogni musicista dovrebbe percepire un compenso superiore ai 50 euro o riuscire a fare almeno 6 date, senza però guadagnarne nulla. Il secondo sondaggio ha rivelato che fare 3 date al mese è già un gran risultato, così come prendere 50 euro a concerto. A questo punto ho voluto porre una domanda ai musicisti che ho incontrato durante questo percorso. Riesci a mantenerti solo facendo concerti? No. Ni. Non del tutto. Direi proprio di no. No. Direi proprio di no. No, assolutamente no. Assolutamente no. No. Assolutamente no. 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 Neanche un po'. No. Assolutamente. No. 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 Un tempo ce la facevi, ora no. 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 Assolutamente no. No. Sì. Durante questo mio viaggio è stato inevitabile chiedermi e chiedere se ci fossero differenze con il passato, se i problemi fossero sempre gli stessi o se in fondo, come si dice spesso, si stava meglio prima. Drammatico. Una volta chi faceva suonare suonava, chi ti ascoltava suonava, ed eravamo tutti in una grande famiglia, perché c'era tutti avevano lo stesso rispetto e la stessa attenzione verso chi stava sul palco, okay? Perché era una compartecipazione, c'era il piacere di molti gestori di far suonare, okay? Perché avevano il piacere loro di avere la musica dal vivo, okay? Cercando di tenere alto il tiro, quindi che fosse rock, blues, funk, jazz, okay? Cercando di offrire prodotto di qualità, perché faceva la differenza. Questo discorso è venuto meno perché chi apre un locale oggi guarda giustamente alla parte più del soldino, ok? Quindi investe, ha un po' fretta da questo punto di vista, investe 100, vorrebbe che in un anno massimo 2 tornare e anche guadagnarci. È ovvio che così non puoi costruire delle cose in profondo. Sono cambiati molto i gestori dei locali. Un tempo era più facile incontrare fra chi gestiva un locale persone appassionate di musica, quindi che vedevano, che avevano un doppio interesse nell'ospitare i gruppi. L'interesse personale, cioè quello di appassionato di musica, di poter godere dell'esibizione dei gruppi che suonavano all'interno del proprio locale, e anche l'interesse commerciale, perché avere gruppi che suonano dal vivo promuove il tuo locale, lo eleva in una posizione commercialmente più valida che non, invece che non fa musica dal vivo. È una scelta secondo me, chiamiamola professionale, dipende da cosa vuoi fare. Okay, se tu vuoi fare le cose bene è ovvio che un paese poi come il nostro, che non ha una grande tradizione musicale, devi piantare il semino, curartelo bene, la piantina viene su, dopo un anno viene sul rametto, cioè cacchio, prima di raccogliere il frutto passano 10 anni, facciamo 5 anni, ok? Però se lo fai con una certa passione, tu di ogni anno puoi godere di quello che ti dà la piantina. Ci sei? Non so che è un esempio idiota, però fa una mela, mangi quella, ok? Perché in ogni caso è tutto intorno che ti piace, tutte le persone che stanno intorno a questo albero, ok? È il piacere di condividere un momento, okay? Facendo così ovviamente non porti quella grande di soldi, però se ti piace farlo, una volta che ti porti il tuo campare per il mese, ok? Hai la tua dignità di arrivare alla fine del mese, secondo me è una cosa fantastica, solo che oggi non esiste più. Non esiste proprio più, quindi anche molti che portano una scusa di ma la costi della SIAE, ma di qua, ma secondo me sono tutte balle, ok? Che ci siano i costi oggettivi è vero, però vuol dire che qualcuno vuol guadagnare molto e in fretta.